ad una nuova puntata di Scafati Sport. Come sempre, con servizi e interviste, seguiremo tutti gli sport scafatesi. Vi ricordo che potrete rivedere le nostre puntate sul sito internet penetatv.it e la pagina Facebook Scafati Sport. Ma prima di cominciare, guardiamo insieme il sommario di questa puntata. Partiamo subito col primo servizio sulla Tecnocompositi Volley Scafati, che vede la sua seconda sconfitta. Cambio in panchina per la Tecnocompositi Scafati, che vede Lina Infante come nuovo coach. Napoletana di scuola centro-ester, Lina Infante ritrova la guida tecnica della compagine canadina a 7 anni di distanza dall'esaltante cavalcata della stagione 2004-2005, in 26 gare di stagione regolare, 25 vittorie ed una sola sconfitta esterna. Coach Infante, che ha diretto gli allenamenti di giovedì e venerdì, ha fatto il proprio esordio sulla panchina giallo-blu in occasione del match Tecnocompositi Tramontina-Cava. Finita con la sconfitta casalinga per la Tecnocompositi, che si è resa al tie-break ad una agguerrita Tramontina-Cava. Ad incidere pesantemente sull'esito della gara, la pessima prova delle ricettrici giallo-blu e la scarsa incisività offensiva degli ultimi due parziali di gioco. Unica nota positiva della serata per la Tecnocompositi è stata la reazione d'orgoglio del secondo e del terzo parziale, con cui le gialloblu hanno momentaneamente ed apparentemente ribaltato il match, prima di lasciarselo sfuggire definitivamente nel quarto e quinto set. Prossimo impegno con l'Accademia Benevento, sabato 26 novembre alle 18.30. Per il calcio parliamo di calcio 5 e Santa Maria ritrova la vittoria dopo 3 pari. Per l'anno 21 un 7-2 nel derby casalingo contro l'ISEF. Dopo 3 pareggi consecutivi, lo Scafati Santa Maria si rimette in carreggiata, portando a casa la vittoria nel derby casalingo contro il Napoli Calcio a 5. 3 punti importanti che ridanno slancio e fiducia ai gialloblu in vista del turno infrasettimanale. Dunque, neanche il tempo di gioire è già al lavoro. Bisogna recuperare le forze e lavorare duramente per mettere a punto quello che non va. La gara di sabato scorso contro il Napoli Calcio a 5 ha mostrato il solito Scafati, compatto in difesa e sprecone davanti alla porta avversaria. Ai ragazzi di Mister Pierrotti manca ancora la lucidità per mettere a segno le svariate occasioni da rete che hanno in ogni gara. Un difetto che bisogna assolutamente correggere. Il campionato è giunto ad un punto cruciale ed è assolutamente vietato sbagliare. Prossimo avversario CS giovanile, reduce della sconfitta contro il Regalbuto e a quota 4 punti in classifica. Una squadra da non sottovalutare, che cercherà di approfittare del fattore campo per recuperare il terreno perso. E finalmente tornati alla vittoria aggiudicandovi questo derby contro il Napoli con il risultato di 2-1. Che gara è stata? Beh, è stata una gara intensa dall'inizio fino alla fine e devo dire sì, è arrivata la vittoria dopo 3 pareggi, ma una cosa è certa, questo campionato è bellissimo, ci sono tutte squadre veramente forti, siamo, penso, dopo Coggianco e Canottieri è un campionato equilibratissimo, tutte squadre all'altezza, quindi ogni partita ha una sua storia e quindi presenta le sue difficoltà, i suoi momenti decisivi. Noi abbiamo visto scendere in campo un Napoli abbastanza agguerrito, ve l'aspettavate? Beh sì, sicuramente. Loro comunque dopo la sconfitta di sabato scorso con la Cireale dovevano cercare di rifarsi. E quale partita migliore se non il derby? Lo sapevamo, abbiamo lavorato per questo tutta la settimana e siamo riusciti a portare a casa i 3 punti, è una soddisfazione veramente unica e immensa. Pian piano vi state avvicinando ai piani alti della classifica, cosa possiamo dire al riguardo? Visto che fino a poco tempo fa anche nelle altre interviste dicevate per noi l'obiettivo è la salvezza tranquilla, adesso penso possiamo puntare a qualcosa in più? No, il nostro obiettivo rimane la salvezza, è ovvio che anche noi ci stiamo rendendo conto partita dopo partita che possiamo dire la nostra in questo campionato. La partita, il primo tempo non è andata sicché bene e grazie l'abbiamo presa sotto gamba e grazie all'aiuto del mister nel secondo tempo abbiamo iniziato a segnare.
meritavamo di fare altri 10 di gol, ma non ci siamo riusciti. Allora, abbiamo fatto una buona partita, praticamente abbiamo giocato solo noi, infatti se vedete anche delle occasioni abbiamo sbagliato sotto porta. L'Onagare che hanno fatto un granché, a parte due gol in contropiede e poi hanno sbagliato un tiro libero, poi per il resto credo che la partita l'abbiamo giocata solo noi. Abbiamo dominato sin dal primo minuto, infatti subito siamo andati sul riposo su 3-1 se non mi sbaglio. E poi nel secondo tempo abbiamo arrotondato il risultato a 7-2. Parliamo di basket e guardiamo insieme i servizi sulla Cesarano Basket e la Proloco Scafati. Torna al successo la Cesarano Basket Scafati e lo fa nel migliore dei modi, battendo nettamente la Equa Basket per 74-44. Dopo la rocambolesca sconfitta rimediata la settimana scorsa a Salerno, i gialloblu superano con forza la compagine di Vico Equense. Coach Iovino deve rinunciare al suo miglior realizzatore, Danilo Giorgio, per l'infortunio rimediato nella scorsa gara, che lo terrà fuori dal parquet di gioco per circa 3 mesi, e a Iovino e Pagano, entrambi indisponibili. Gli scafatesi partono con il piede ben schiacciato sull'acceleratore, ben determinati a riscaltare l'inattesa sconfitta di 7 giorni prima. Il timoniere locale si affida a De Gregorio, Aramo, Albanese, Izzo e Malafronte, mentre gli ospiti rispondono con Barese, Perillo, Cavallaro, Piccirillo e Passaro. Sin dalle prime battute la Cesarano è ben determinata ed Albanese inizia a mostrare agli ospiti la specialità della casa, il tiro dalla lunga distanza. Aramo in penetrazione ha una vera e propria spina nel fianco, mentre per la Equa solo il subentrato di Somma e Barese provano a scuotere le sorti dell'incontro. Dopo pochi minuti i locali sono già in vantaggio ed iniziano a scavare un piccolo solco, complice anche un De Gregorio in serata di grazia. Al 10 è 27-12, coach Iovino ruota molto i suoi uomini, raccogliendo buone cose da tutti i suoi effettivi. Anche il secondo quarto continua sulla falsa riga del precedente, con la Cesarano che ha qualche difficoltà in più a trovare la via del canestro. Si andrà a riposo sul più 11 locale. Rientrati in campo la musica non cambia, i gialloblu non abbassano il loro ritmo e ancora Albanese e Aramu portano i locali sulle 20 in lunghezza di vantaggio. Vico prova a rispondere con Piccirillo, ma Scafati trova punti importanti anche dai suoi lunghi con Severino che gradualmente sembra sempre più riprendersi dall'infortunio rimediato in precampionato. Il lungo ex Angioletti mette a segno 7 punti di buona fattura, abbinando un'ottima presenza sotto i tabelloni. I pari ruoli non sono da mano e anche Izzo, Ambroso e Malafronte, quando chiamati in causa, rispondono presente all'appello. La gara sembra già ampiamente chiusa, con Scafati che continua a mantenere il suo vantaggio e Vico che prova ma non riesce. Il terzo quarto si chiude su più 24 per Scafati. L'ultimo quarto è pura amministrazione per i gialloblu. Vico alza bandiera bianca per il 74-44 finale. La Cesarano torna subito al successo. Ora turno di riposo per gli scafatesi prima della gara interna con Atripalda, in programma sabato 3 dicembre al Palamangano alle ore 19.30. A conferma delle ambizioni della società gialloblu, la Cesarano si sta guardando attorno per rimpiazzare l'assenza forzata di Giorgio. A giorni potrebbero esserci novità interessanti. La Proloco non si ferma più, anche il Telese va KO. Non conosce ostacoli la corsa della Proloco Scafati. La formazione allenata da coach Francesco Monteleone mette al tappeto anche il Telese per 57-47, conquistando il 6° successo di fila. I bianco-blu vincono anche grazie ad un'attenta difesa, che nei secondi 20 minuti di gara ha concesso la miseria di soli 17 punti ai telesini, andati completamente in tilt. Eppure i Saniti hanno tenuto testa al sodalizio di Patron Lepore per oltre 20 minuti, spaventando non poco il pubblico del Pala Oberdan. Alfonso Senatore è risultato il migliore tra i suoi, nonostante in settimana si sia allenato poco a causa di problemi personali. Nel primo quarto il Telese parte forte e prova a creare subito un gap con i padroni di casa, grazie alle realizzazioni di un del basso dalla mano rovente. I Sanniti, però, hanno il demerito di non riuscire a sfruttare il momento di impasse della squadra locale, che resta a contatto con Di Lauro. Nel secondo periodo l'intensità degli scafatesi sale di livello. Coach Monteleone riceve risposte positive dal giovane Daviducci e dal solito Senatore, che fanno sì che la Proloco vada al riposo avanti di 6 lunghezze. Al rientro dalla pausa lunga i padroni di casa chiudono l'incontro. Loggia e Malpede oscurano la vallata al lungo ospite Djukanovic, mentre il Senatore mette la museruola a Pellegrino. È notte fonda per la compagine di Posillipo, che affonda sotto i colpi di Catapano ed è il redivivo Senatore.
Nell'ultima frazione di gara i sanniti non riescono a colmare il gap, finendo per innervosirsi con la coppia arbitrale partenopea. Il team scafatese ne approfitta così per portare a casa un importante referto rosa. Da segnalare infine anche le buone performance di Esposito e di Vaccaro, autore dei primi due punti del suo campionato. La Pro Loco Scafati con questi due punti aggancia per una sera la seconda posizione occupata dalla PL Matera, che andrà a fare visita alla nuova polisportiva Stabia. Proprio i lucani saranno i prossimi avversari del quintetto bianco-blu, che sabato prossimo al Pala Voitila di Montescaglioso andrà a giocarsi una buona fetta di stagione. Quello che mi è piaciuto di più oggi è stato l'apporto da parte dei ragazzi. Chi è entrato dalla panchina ha dato quel cambio di marcia che ci serviva in mezzo al campo in quel momento. Quindi proprio questo ci sta dando, la panchina ci sta dando quella marcia in più che ci serve. Grande intensità da parte dei miei ragazzi, lo dimostra il fatto dei 47 punti contro una squadra che ha un ottimo potenziale offensivo, uno degli interni, uno dei lunghi più forti del campionato è stato limitato molto bene, quindi abbiamo fatto parecchi errori nella parte offensiva. Vabbè, l'importante era vincere, buona e quindi ripeto ottima intensità difensiva, dobbiamo migliorarci sicuramente nella parte offensiva. Ora pensiamo già alla prossima partita, gara molto ostica in quel di Matera, dove i ragazzi di Matera stanno facendo un ottimo campionato, andremo sicuramente a giocarcelo perché stiamo dimostrando anche noi di giocarcela alla pari con tutti senza mai mollare, quindi questo è un buon punto di partenza. Sul campo di Pozzomarino la Scafatese Calcio porta a casa una buona vittoria sul Real Socer. La Scafatese Calcio 1922 batte il Real Socer nel campo Europa di Pozzomarino e finisce 3-0 per i canarini. Anche sul campo neutro non è mancato il tifo gialloblu. Un primo tempo pieno di emozioni, culminate con il gol al 12° di Mauro Adiletta e riconfermato dal secondo centro del bomber gialloblu al 24° su azione di Francesco Meglio. Il risultato al rientro degli spogliatoi è di 2-0 per i canarini di mister Ciro Rea. Una partita combattuta, con tante azioni fallite per pochi centimetri nel rettangolo di gioco. Ma al 25° del secondo tempo arriva il terzo gol da De Felice, che sigla il 3-0. Domenica prossima la compagine scafatese sarà impegnata nel derby con il San Vincenzo Unitis, che, per ironia della sorte, giocherà fuori casa nello stadio comunale scafatese. Il morale comunque adesso sta bene, ma il pericolo era dopo l'1-1 dell'ultima partita. I ragazzi comunque sentivano la pressione del risultato sicuramente. È una buona gara, un primo tempo 2-0 netto, pulito, gli avversari non ci hanno mai impensierito, però un secondo tempo che poi abbiamo un po' calato, siamo un po' calati, visto anche secondo me la gara settimanale. Sicuramente la squadra si è ben ripresa, soprattutto da questi spostamenti dovuti a dei problemi che abbiamo avuto con il comune, e quindi i ragazzi hanno saputo bene reagire e nonostante ciò diciamo hanno fatto un'ottima partita e hanno disputato un ottimo incontro. Noi abbiamo una squadra, penso che possa competere in entrambe le gare in maniera ottimale, però comunque abbiamo avuto un sacco di infortunati e stiamo combattendo appunto soprattutto con gli infortuni per poter disputare entrambe le competizioni. Hanno giocato da Scafatese, credo che dopo quella piccola gaffe avuta la settimana scorsa comunque i ragazzi hanno saputo reagire sia in Coppa Italia che in campionato oggi. È previsto un rafforzamento della rosa? È ancora presto, poi a dicembre si vede, ma credo che qualcosa ci sarà. Prima di lasciarvi all'ultimo servizio, vi ricordo che potrete rivedere le nostre puntate sul sito internet pianetatv.it e alla pagina Facebook Scafati Sport. Come sempre, in chiusura parliamo della Givova Scafati Basket, che ha conquistato un'importantissima vittoria contro il Verona. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Da Marina e da tutto il team di Scafati Sport, uno sportivissimo saluto. La Givova Scafati riprende a marciare dopo lo stop a Reggio, battendo la Tezenis Verona. Si è conclusa nel migliore dei modi questa difficile settimana per il basket scafatese. Infatti gli uomini di Griccioli, privi di ghiacci, fermo per problemi muscolari e con un Thomas a mezzo servizio a causa di febbre e di dolori alla schiena, riescono a battere la compagine veronese per 83-70, sciorinando un bel gioco veloce in attacco e aggressivo in difesa.
L'inezia del match è subito chiara, Scafati parte fortissimo. I gialloblu nel primo quarto fanno registrare due mini parziali, facendo chiudere i primi 10 minuti sul 18-11 per i locali. Nel secondo quarto Scafati cerca di allungare e nella terza frazione di gioco i gialloblu locali tentano un altro allungo e Scafati sale a più 17 a 2 minuti dalla fine del terzo quarto. Verona in pochi attimi si riporta sotto con Boscagin e il poco impiegato di Giulio Maria, ma tre tiri liberi di Radulovic a fine periodo riportano i veneti a meno 14. Nell'ultimo quarto Verona fa parte forte, grazie al duo italiano porta Renzi. Gli ospiti tentano di riportarsi sotto, ma non riescono a superare la soglia dei meno 8. Scafati gioca bene in difesa e in questi ultimi 10 minuti soffre un po' troppo. E in questi ultimi 10 minuti soffre un po' troppo le penetrazioni del play veronese. Fino alla fine dell'incontro Scafati riesce a gestire il match e, dopo un mini parziale di 6-0 chiuso da una splendida penetrazione, arresto e tiro al centro area di Levin, a 2 minuti dal termine si porta sul più 14, decretando la fine delle ostilità. Scafati in classifica sale a 10 punti, a meno 2 dalla vetta. Diciamo è stata una partita strana, nel senso che anche adesso sono passati 10 minuti, 15 minuti, non so dire, secondo me non c'è niente che abbiamo fatto bene, ma non c'è nemmeno niente che abbiamo fatto particolarmente male. Chiaramente io faccio un attimino la tara su quella che può essere la mia squadra, per quella che la conosco io sino ad ora e per il livello di gioco e di allenamento e di preparazione che posso presumere essere arrivato in questo momento qui. Quindi devo certamente prendere atto che non è sufficiente quello che stiamo facendo per vincere delle partite di campionato, in particolare su un campo come Scafati, dopo ne parliamo a parte, dei meriti dell'avversario. E quindi vi posso anche dire che la cosa che ho detto, l'unica cosa che ho detto in spogliatoio ora alla squadra è che se siamo intelligenti, e io confido di avere dei ragazzi intelligenti che fino ad ora mi hanno soddisfatto, questa sconfitta può essere più utile di tutte le vittorie che abbiamo ottenuto, poche, insomma, però insomma, delle vittorie che abbiamo ottenuto fino ad ora. Perché evidentemente questa è la chiara dimostrazione del tipo di partita che si imposta in una gara casalinga come questa da parte di Scafati, quindi dove ci vuole tenacia, dove ci vuole durezza fisica, come ci ha proposto Scafati fin dal primo minuto, ci vogliono percentuali, ecco, e quindi è evidente che in questo sono stati più bravi loro e non, ovviamente non faccio fatica a non ammetterlo. Le stesse difficoltà per ragioni opposte di commentare sta partita, nel senso che invece la mia squadra ha fatto molto bene e le cose che ha fatto male le ha fatte comunque sia mai facendo calare quell'energia che è fondamentale per questo campionato, onestamente. Sono sincero, è stata forse la settimana, una delle settimane più difficili, se non la più difficile da quando sono qui a Scafati. Seconda forse soltanto a proprio la partita contro Verona l'anno scorso all'andata, quando dovevamo andare a San Severo, che Kjaer ci dissero che doveva stare un mese fermo e Baldassarre il mercoledì si ruppe una mano, quindi quella forse è stata la peggiore, però questa ci è andata molto vicino. Chiaramente eravamo senza Ghiacci, con Thomas che veramente ha giocato con un dolore molto forte alla schiena, nonostante le cure eccellenti che l'hanno portato a giocare, intanto perché ha avuto febbre a 38 per 3 giorni, quindi intanto permettetemi di ringraziare anche il dottor Inserra che gli ha tolto i malanni fisici dovuti all'influenza e il dottor Acanfora che gli ha permesso oggi di stare in campo, fare 18 punti e prendere 7 rimbalzi con 4 falli subiti, credo che, voglio dire, quasi è sembrato normale se non per le smorfie continue che faceva, onestamente, e qualche chiusura forse non molto in tempo, ma il dolore era veramente tanto. Per il resto volevamo essere aggressivi e lo siamo stati, volevamo che Verona, che non ha cambiato allenatore ma ha allestito un roster direi eccellente, lui chiaramente dovrà trovarne la chimica giusta,
Però insomma, voglio dire, il talento non si discute e lo si sia visto durante la partita. Volevamo aggredirli, volevamo controllare la partita e credo, mi sembra, la sensazione che ho avuto io dalla panchina è che la partita l'abbiamo veramente controllata, onestamente.